stati presi di mira dalla contraerea e Biden chiede al Congresso degli Stati Uniti l'autorizzazione a vendere nuove armi a Taiwan per 1.100 milioni di dollari. Buonasera, quindi resterà al centro anche nei prossimi giorni, dove sicuramente stasera la questione internazionale del costo enormemente cresciuto dell'energia, soprattutto del gas. È un allarme generale, salvo che per quei paesi che sono produttori e esportatori, quindi il problema non se lo pongono, ma quasi tutti i paesi europei sono nella stessa situazione. Oltretutto, come sappiamo, i costi energetici hanno portato alla fiammata dell'inflazione che conosciamo in tutti gli stati del mondo di fatto. Per questo in sede europea si cerca di accorciare il più possibile i tempi in vista di misure che saranno drastiche e dure per quanto riguarda il prezzo massimo del gas, la separazione dei mercati, dei prezzi, quindi della fissazione dei prezzi per gas e